A Londra, a Lombard Street, un omicidio. Un mercante genovese, uno dei più importanti della città, viene ammazzato in circostanze non chiare. Dopo un mese di indagine, si scopre che sono stati due gli assassini, due balordi sembra all'apparenza, un merciaio e un droghiere. Il processo che si svolge, un processo molto importante a cui partecipa anche il re, perché il mercante era legato alla figura del sovrano ed aveva un ruolo importante nel rapporto con i mercanti italiani. Insomma, il processo si svolge e alla fine, colpo di scena, i due imputati principali vengono assolti. Ma il re non è contento, interviene e li fa comunque arrestare. La storia sembra essere finita qua. Le diplomazie si incontrano e si scontrano, ma sembra che tutto sia finito, che tutto abbia un'apparenza limitata. Invece, circa 6 mesi dopo, un anno dopo dall'avvenimento, uno degli assassini chiede di parlare con un giudice e scopre una realtà veramente incredibile. I due balordi non avevano compiuto questo assassinio per caso, anzi, dietro c'era un complotto, ordito fra alcuni dei principali mercanti della piazza di Londra che non volevano assolutamente che il mercante genovese potesse prendere il sopravvento e creare un accordo con il re d'Inghilterra per creare a Southampton un importante mercato dove i genovesi avessero un posto importante. Insomma, un complotto per dire e definire una volta per tutte che i mercanti italiani non dovevano avere più spazio all'interno della città, ma che da quel momento in poi i londinesi sarebbero stati protagonisti del commercio inglese.